Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi parleremo di nuovo di torce tattiche. Olight ha prodotto questa versione della Warrior X Pro, una torcia tattica con ben 2100 lumen di potenza che arriva a 500 metri di distanza, ha prodotto questa colorazione tramonto nel deserto in edizione limitata e andrà in offerta il 19 aprile del 2021 con ben 30 euro di sconto. È una torcia tattica militare professionale dedicata ai professionisti che funziona in modo semplicissimo, pochi fronzoli, direttamente operativa, e ora vedremo le caratteristiche e poi ovviamente la proveremo anche in esterno. Ragazzi, pronti? Iniziamo! Come abbiamo detto, è una torcia potente con ben 2100 lumen di potenza e 500 metri di distanza, una perfetta via di mezzo fra il modello più piccolo, quindi la M2R Pro Warrior, e la sorella più grande, Warrior X Turbo. Questa è la Warrior X Pro. Ha molti più lumen rispetto a quella grande, ma arriva molto più distante di quella piccola, quindi ci permette di avere una ottima visibilità a distanze che non siano estreme, quindi quello che capita molto solitamente a chi lavora di notte, per esempio forze dell'ordine, metro notte, militari, eccetera. Come possiamo vedere, a questa colorazione particolare che da nero sfuma fino a questo colore bronzo chiamato tramonto nel deserto, è stata prodotta in un numero limitato di esemplari. Infatti la mia ha il numero seriale 80 e anche all'interno della confezione gli accessori sono contenuti in delle scatoline con una colorazione molto simile. All'interno di questa ci va il cavo per caricare la batteria, che io ovviamente già ho utilizzato il laccetto, ed un anello di ricambio da mettere al posto di quest'altro. Vediamo quindi a cosa servono questi accessori e come funziona la torcia. Allora, molto semplicemente, questa torcia ci permette di avere due modalità di utilizzo, una bassa ed una alta. Per poterla accendere basta premere leggermente la parte posteriore e avremo una luminosità ridotta che ci permette di vedere quello che accade attorno a noi. La luminosità più bassa raggiunge ben 300 lumen per 8 ore consecutive e arriva ad una distanza di 180 metri, ma alla potenza più elevata, quindi premendo il tasto fino in fondo, avremo ben 2100 lumen e arriviamo a 500 metri di distanza, soli 2 minuti, dopodiché la luminosità si ridurrà di circa la metà, che comunque sono abbastanza perché siamo attorno ai 1000 lumen. Resiste agli impatti di una caduta di ben 3 metri ed è impermeabile con una categoria di protezione IPX8. È lunga 149 mm ed ha un diametro di 39 mm nella parte più alta e in totale pesa 239 grammi. Ha un corpo in alluminio molto resistente, l'impugnatura è zegrinata ed antiscivolo. Sulla parte frontale abbiamo queste alette per dissipare il calore. Questa parte frontale in teoria potrebbe servire anche per difendersi, quindi impugnandola e utilizzandola come un kubotan ci si potrebbe difendere eventualmente da alcune aggressioni. Questa è la custodia barra fondina che viene data in dotazione, e rispetto a tutte quelle che viene data con gli altri modelli è davvero molto più robusta. Questa parte è rigida, ha un magnete abbastanza forte che la chiude e la mantiene chiusa al sicuro. Tra l'altro ha questa sagomatura che una volta inserita ci permette di non perderla nel caso in cui involontariamente dovessimo aprirla. Comunque impedisce la fuoriuscita involontaria, bisogna tirare in modo energico e deciso per poter estrarre la torcia. E sulla parte bassa c'è questo foro che ci permette eventualmente di utilizzarla anche in questo modo, quindi nel caso in cui per esempio dovessimo averla nella spallina dello zaino potremmo accenderla rapidamente, guardare nella zona di fronte a noi e poi spegnere nuovamente anche senza estrarla dalla sua custodia. Sulla parte posteriore c'è questa apertura con velcro e bottone per poterla appendere alla cintura o alla spallina dello zaino, più questo anello per poterla appendere ad un moschettone, comunque agganciarla. Davvero, davvero ottima. Questa è una clip per poterla agganciare alla cintura e questo anello ci permette di utilizzarla anche con una mano in questo modo. Può essere sostituito con quest'altro, praticamente il resto della mano libera possiamo puntare tranquillamente nella direzione di fronte a noi. Tra l'altro questa forma particolare ci permette di poggiarla anche su un piano, evitare che la torcia rotoli via perché impedisce il rotolamento. E fra l'altro la parte frontale ha questa parte fosforescente che ci permette di trovarla davvero subito. Per poterla caricare basterà semplicemente avvicinare questo caricabatterie che è magnetico, verrà attratto e inizierà il processo di carica. Durante la fase di carica questa parte posteriore sarà colorata di rosso e diventerà verde quando raggiungerà il livello massimo di carica. All'interno troviamo una batteria modello 21700 da ben 5000 mAh da 3,6 V che ci permette di raggiungere ben 8 ore di luminosità con la luminosità più bassa. Ed ovviamente grazie al magnete sulla parte posteriore nel quale va collegato il caricabatteria
possiamo anche tenerla in posizione verticale attaccata ad una superficie metallica. Ma per poterla accendere e mantenerla accesa basterà premere fino in fondo il tasto sulla parte posteriore, rilasciare il tasto e la torcia rimarrà accesa fin quando non premeremo nuovamente il tastino. Queste sporgenze sulla ghiera nella parte frontale ci servono sia a poterla poggiare e mantenerla in equilibrio senza graffiare il vetro, contemporaneamente dissipare il calore, ma anche ci diventa un'arma da difesa. Adesso è accesa già da qualche minuto. Posso tenerla tranquillamente in questo modo, non mi sto scottando, comunque si surriscalda ma in modo perfettamente sopportabile. Quindi vorrei perdere ancora del tempo per farvi vedere che riesco a mantenerla in modalità turbo senza alcun problema. Posso assicurarvi che continuo a tenerla, percepisco del calore, ma non ho assolutamente alcuna sensazione di fastidio o di dolore alla mano. Quindi ho deciso di fare la prova e vedere quanto è impermeabile. È messa in acqua, funziona perfettamente senza alcun problema, possiamo spegnere ed accendere pure mentre è sommersa. La torcia funziona perfettamente anche sott'acqua. E allora che ne dite? Andiamo a fare questa prova in esterno e vediamo come si comporta illuminando alcune zone distanti, ma illuminando anche zone vicine, che sono comunque la situazione che più facilmente può verificarsi in un utilizzo operativo. Quindi illuminare ad esempio degli edifici oppure tra le vetture in alcune piazze, eccetera. E allora facciamo subito una prova in questa zona di campagna. Facciamo prima la prova con la luminosità bassa. Come vedete già illumina tantissimo, ovviamente anche da lontano, gli alberi in fondo, riesce ad illuminare perfettamente, davvero davvero bene. Adesso passiamo alla modalità più alta e come vedete è davvero molto luminosa. Il fascio luminoso è così ampio che ci permette di illuminare pure perfettamente la zona davanti a noi, quindi ci consente di vedere sia da lontano e ovviamente ci aiuta anche a evitare ostacoli, eccetera. Adesso sono in una zona buia. Dovendo camminare a piedi in questa zona potrei utilizzare la modalità più bassa, quindi riuscire a muovermi tranquillamente e vedere ciò che ho davanti, evitare ostacoli, riconoscere persone, eccetera. Ma se avessi bisogno di una luminosità maggiore potrei premere in fondo, come vedete, aumenta in modo davvero esagerato, mi permette addirittura di illuminare i palazzi in fondo, che in questo modo quasi non riesco a vedere e sono davvero molto distanti. Adesso siamo in un'altra situazione di buio pesto, di fronte a me è un piccolo sentiero, se dovessi percorrerlo basterebbe anche questa luce ridotta per poter vedere abbastanza lontano e anche attorno a me, oppure come poco fa aumentare al massimo ed avere una visione abbastanza ampia che arriva molto molto lontano. E dovendo percorrere a piedi questo tratto di strada con la luminosità bassa riuscirei tranquillamente a vedere di fronte a me qualunque ostacolo e tutto ciò che ho di fronte. E questa la modalità alta. E questa è la Valle dei Templi di Agrigento. Adesso sono buio quasi pesto, sono sotto ad un piccolissimo boschetto. Vi faccio vedere come con la luminosità più bassa riesco ad illuminare di fronte a me, ovviamente anche la zona circostante grazie a questa parabola luminosa che si forma, ma andando al massimo della luminosità riesco ad illuminare davvero benissimo sia in fondo ovviamente che la zona circostante. Adesso invece illuminiamo questo hotel, è un hotel ormai abbandonato, lo illumino prima con la luminosità più bassa riuscendo ad illuminare praticamente le singole finestre, ma aumentando al massimo praticamente diventa giorno, si illumina perfettamente, saremo circa a 150-200 metri ad occhio e croce.
E allora ragazzi, cosa dire di questa torcia tattica da 2100 lumen della Olight? Abbiamo visto che è impermeabile. Volevo farvi vedere pure la sua resistenza agli urti, ma mi piace troppo, non ho intenzione di farla cadere. Anche se c'è un video su YouTube, vedo se riesco a mettermi eventualmente qualche spezzone, di un ragazzo che addirittura la lancia dalle scale, gliene fa di tutti i colori, gli ha pure dato fuoco e la torcia ha continuato a funzionare perfettamente. Su Olight non avevo assolutamente alcun dubbio. Come abbiamo visto, riesce ad illuminare zone abbastanza ampie, riesce a illuminare zone abbastanza distanti e fa quello che deve fare una torcia tattica in mano ad un operatore di polizia, quindi una luminosità che ci permette di vedere abbastanza bene ed una più potente che ci permette anche di bloccare eventuali malintenzionati, perché una luminosità di questo tipo puntata sugli occhi ad un malintenzionato che vuole aggredirci sicuramente lo immobilizza. Questa era la modalità più tenue, questa è la modalità più alta, abbastanza forte. Cosa dire ragazzi, io vi lascerò il link giù per poter vedere la promozione di giorno 19, vi invito ad andare a vedere sul sito, vi invito anche a commentare e prossimamente farò anche un video su richiesta di molti di voi di un confronto fra una torcia economica facilmente reperibile anche nei negozi fisici e una torcia di questo tipo, quindi una torcia tattica di buona qualità, per vedere quali sono le differenze e perché giustificare eventualmente l'acquisto di una torcia tattica professionale che può andare bene per gli operatori di polizia, ma ovviamente può andare bene sia per chi la colleziona che per chi fa campeggio, pesca, caccia, insomma chiunque abbia bisogno di una torcia che sia buona, duratura e che emetta una buona luminosità senza avere il problema o il dubbio che possa tradirci all'improvviso. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, ringraziare Olight per avermi mandato questa torcia che io adoro. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e lo avete ritenuto utile, mettere anche il segno di spunta sulla campanella e vi do appuntamento ai miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!